È tornato anche quest'anno DeltArte, il Delta della creatività. In che cosa consiste? Allora, appunto, l'ottava edizione è partita con il botto perché abbiamo avuto Alice Pasquini a Porto Tolle, quindi un nome, una garanzia, perché Alice ha fatto questo omaggio alle donne anche locali e quindi è stata veramente una risorsa fondamentale. E poi abbiamo avuto questi due artisti, rispettivamente C0110 a Loreo e Carolì invece che andrà a Lendinara per fare questi interventi di arte pubblica. Quindi si sta completando, diciamo, il nostro museo diffuso di street art e di arte pubblica e per questo ringraziamo come sempre la Fondazione Cassa di Risparmio e i comuni che ogni anno ci appoggiano e oggi sono 8 e sono qui presenti. Qualche particolarità di quest'anno, qualche novità? Certo, novità ce ne sono diverse, quella più eclatante diciamo che è la mappa, proprio perché adesso siamo a oltre 50 murales creati sia all'interno ma soprattutto all'esterno e quindi oggi inauguriamo anche questa mappa, cioè la geolocalizzazione delle opere con tutti i nomi degli artisti, i murales, per dare la possibilità al nostro pubblico e soprattutto al pubblico nazionale di venirci a trovare. Grazie. Grazie a voi. Grazie.